Si parla di ambiente, avete grandi idee per quanto riguarda la città di Chieti, c'è anche questo cambio di denominazione, se così possiamo dire, da assessorato all'ambiente a assessorato alla transizione ecologica. Che significa? Sì, in pratica questo ordine del giorno nasce proprio dalla constatazione di come questi cambiamenti climatici siano diventati veramente un tema fondamentale e quindi anche nel nostro piccolo, anche a livello locale, si sta prendendo sempre più interesse verso questi temi e già visto che anche nel programma di mandato del sindaco, che infatti ha recepito subito questo ordine del giorno, si parla appunto di sostenibilità all'ambiente e con attenzione a ciò che comunque non vada a causare ancora di più il degrado ecologico degli ecosistemi. E con questa mozione diciamo che l'amministrazione si impegna a mettere in atto delle scelte politico-amministrative volte proprio ad azioni concrete che non vadano a aumentare le emissioni di CO2 perlomeno quelle azioni che possano migliorare e incrementare tipo il verde urbano, la mobilità sostenibile, la ciclabilità, con un guardo un'attenzione alla salute dei cittadini, perché solo insieme con una corretta e concreta azione verso l'ambiente è possibile migliorare diciamo così, la qualità della vita di tutti. Quindi nel nostro piccolo, con questa dichiarazione, si cerca di sensibilizzare appunto la cittadinanza a porre in essere tutte quelle azioni che possono migliorare la qualità della vita, a iniziare per dire da un uso corretto della differenziata o un risparmio dell'acqua, degli alimenti, cioè tutte quelle azioni che servono a avere un corretto uso più responsabile delle risorse di cui usufruiamo.